Nella primavera del 1939, Alfonso Mucha fu tra le prime personalità ceche ad essere interrogato dalla Gestapo. La scusa ufficiale era il fatto che fosse una personalità di spicco. Sicuramente era un nazionalista, sicuramente era un massone, ma soprattutto era uno straordinario artista che con il suo stile aveva caratterizzato gran parte dell'Art Nouveau. Ora le sue opere, bellissime, sono in mostra al Palazzo Reale di Milano fino al 30 marzo. La mostra, forse il difetto di essere poco storica, è anche poco storica nel dipingere quale fosse la condizione femminile, benché le donne sono il soggetto principale dell'opera di Mucha. In ogni caso sono esposte anche opere di altri artisti, di designer, di architetti, di ceramisti, perché la caratteristica dell'Art Nouveau e di tutta l'arte di quel periodo è di essere veramente un'arte integrata, in questo senso molto moderno. E molto moderno fu Mucha a capire subito le potenzialità espressive anche nella pubblicità, così che prestò il suo stile e la sua mano ai prodotti più diversi, dai biscotti allo champagne alla cioccolata, sempre però con uno straordinario gusto che per lungo tempo poi è stato dimenticato, ma oggi amiamo.